Dopodomani, 1° settembre, si celebra la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, inaugurando il tempo del creato che durerà fino al 4 ottobre, festa di San Francesco di Assisi. In quella data ho intenzione di pubblicare un'esortazione, una seconda Laudato Si. Uniamoci ai nostri fratelli e sorelle cristiani nell'impegno di custodire il creato come dono sacro del Creatore. È necessario schierarsi al fianco delle vittime delle ingiustizie ambientali e climatiche, sforzandosi di porre fine alla insensata guerra alla nostra casa comune, che è una guerra mondiale terribile quella. Esorto tutti voi a lavorare e pregare affinché essa abbondi nuovamente di vita.